Vlogmas! Ragazzi, buongiorno, inizialmente scusate la mia faccia, la mia voce e tutto, mi sono appena svegliata ed ho il singhiozzo. Volevo dirvi che se vi siete persi il video che ho caricato qualche giorno fa, quello per Federica, ve lo lascio intanto qui, ma che Federica ancora non l'ha visto perché stavo aspettando di ricevere il regalo che le ho fatto, così da ottenere una sua reaction sul regalo e sul video. È stata molto brava in realtà perché non credo abbia visto nulla, quindi adesso vado di là, le do il regalo, le do la macchinetta, me ne vado, fa la reaction al video. E voilà, questo è il regalo. Due scarpe sempre in mezzo. Da, 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 da. Primo regalo? Da. Sì, primo il regalo. Ma di cura? Sì, primo il regalo. Okay. Così poi se non lo apprezzi, quando vedi il video ti senti in colpa. Mm. Ti sembrava il momento giusto di mangiare i biscotti? Ho pure cercato quello che mi piaceva. Voglio dire, secondo me cos'è? No, solo vai, dillo. Però. No, solo a loro. Dai, dillo. Solo a loro lo voglio dire. Ti sento. Secondo me è un vinile. Non sono quasi sicura. Ok. Rompiamolo con l'unghia come solo i professionisti fanno. Cioè, posso dire, ma gliel'hai detto che ho dovuto aspettare 300 anni? Ma che stai zitta? Però non è vero, sono 3 giorni. Cioè. Però è comunque tantissimo. Cioè, il regalo si dà al giorno del Natale. Allora, del compleanno. Una cosa vuoi da me? Due. Tu non puoi parlare, l'ultima persona che mi dai il coltello? Ma ci devo pensare. Cioè, questo quindi non funziona senza l'altro pezzo? No. Che tu hai ordinato 2 regali? Sì. E adesso è arrivato solo uno? E l'altro? E l'altro non arriverà mai più. Cioè, ci hai rinunciato? Sì. Ma come ci hai rinunciato? E scusa? Che è? Se ti dispiace? Certo, scusa, male. Erano 2, perché adesso è 1? Perché uno, non, la sorte non ha voluto che tu lo ricevessi. Ma che sorte! Un biglietto. Non c'è scritto niente. A gift for you. Lol. Oh, lol. Cioè, tu mi hai scritto goditi il regalo? No, non cioè, potevo sceglierlo. Il tuo messaggio? Non potevo sceglierlo. Goditi il regalo? Da Velia. Non l'ho potuto scegliere. Sicuramente quello che pensavo io. Quanto sono brava. Okay, scusa, ma fai vedere il pacco a tutti. Io c'ho il singhiozzo però stamattina. Ma comunque lo so troppo che cos'è, sono proprio brava. Cioè sono una maga, sono una strega, una cosa di cristallo. Perché tutti mi hanno detto che non è vero che era quello? Sapevo pure che era questo, sono bravissima. Vabbè, vuol dire che te conosco, brutta stupida. Vabbè, che vuol dire? Wow! Non me l'aspettavo, dai. Dai, Melina, mi piace molto, dammi un bacino. Guarda, adesso lo mettiamo. Ecco. Sei contenta? Sì. Che ho regalo anche per te? Sì. Apri. Apriamo, guarda quanto sei bello, mamma mia. Scusami. Ciao a tutti ragazzi, io sono Harry Styles. Guarda se mo ti fa... esce il vinile non e ti si rompe. Madonna. Veramente? Eh sì. Molto bello, mi piace, mettiamo questo. Ma mi stai inquadrando? Sì, facciamo del Grinch. Ma no. Il fatto che io ho praticamente uguale, solo che è bianco. Sì, questa è una casa di youtuber, ci sono più luci che vite. Allora faccio il tè, mi bevo pure io il tè? Non te ne andare, perché te ne vai? Perché sì. Ti vergogni di rivederti? No, perché devi ma no, scusa. Allora giuro che mi sono trattenuta, non ho guardato il video. Cioè lo giuro, non l'ho mai guardato. Solo che i commenti mi arrivano, ok? E ho visto che molti di voi, cioè tipo tutti, hanno detto, oh mio Dio, mi sono commosso, ho pianto tantissimo. Non piangevo così, spoiler, dalla morte di Lex in Grey's Anatomy, cosa per la quale io ho pianto da morire proprio. Quindi ho un po' paura di vedere questo video e di piangere come una disgraziata. Però aspetta, Velia, devi chiedere una cosa. Ho visto che molti hanno scritto una cosa un po' strana. Oh. Oddio. Cosa? Molti hanno scritto gli ultimi 5 anni della tua vita. Ho sbagliato a parlare. E che volevi dire? Lo capisci se vedi il video? Non sta per morire, Velia. No, cioè, oddio. Non sa mai nella vita, però non penso. No, ha sbagliato a dire. Quindi adesso io ho un po' ansia. Ciao, me ne vado. Dai, come te ne vai? Vabbè, vediamo questo video super commovente per il mio compleanno. Allora aspetta, metto sul letto. Ok, ci sono. Ho un po' ansia. Ok, prendo l'occasione mentre sei sotto la doccia per fare questo video. Volevo organizzare un sacco di cose, fare un sacco di cose belle perché avevo un sacco di idee per il tuo compleanno. Ma uno, non ho avuto il tempo materiale. Due, sei sempre in mezzo. Tre, a Milano è molto più difficile che a Roma. Perché sì, ci siamo trasferite da poco. È stato difficile per entrambe, lo so che sei lontana da casa, un po' di pesa, come effettivamente lo sono anch'io. Ma avevo deciso di fare questa esperienza insieme.
Raga, che palle. Ok, però scusate anche per la mia faccia e per il pigiama, ma ho deciso che questo video sarà internet verità e con la casa in disordine, con noi appena sveglie, quindi è così. Questo è il mio modo di farti gli auguri, anche se non servirebbe perché so che sai già tutto e che molte volte tra di noi le cose è difficile spiegarle, ma eccomi qui per spiegarlo in realtà a tutti quanti. È un po' imbarazzante fare video da sola, quindi non succederà mai più. Troppo imbarazzante. Secondo, volevo farti gli auguri perché questo video è un video di auguri, quindi gli auguri per i tuoi 24. Aspetta, partiamo col dire che oggi è 18 e il mio compleanno è stato il 15 dicembre. Lei ha messo il video il 16, quindi ho aspettato 2 giorni, anche se mi sembra tipo un'eternità, perché poi siamo andati in ufficio, siamo andati in giro e tutti tipo: Fede, ma è bellissimo il video che ti ha fatto vedere. Tipo, raga, non l'ho visto tutti tutti. E abbiamo cominciato a passare tantissimo tempo insieme fino ad effettivamente vivere insieme adesso a Milano, nella nostra casetta che noi adoriamo. Ci sono dei momenti difficili, tanti, tantissimi, tantissimi, ma la cosa bellissima è che c'è sempre una risata, c'è sempre un divertimento. Anche nelle cose più brutte riusciamo a trovare una cosa divertente e simpatica su cui ridere e scherzare insieme. Vero. E sappiamo di non essere mai sole. Infatti io non riuscirei mai a fare questo lavoro senza di te, perché è veramente impossibile. È un lavoro un sacco solitario, ti distacca abbastanza dal mondo perché la tua vita comincia a viverla anche solo e principalmente su internet, quindi in un mondo tra virgolette astratto, mentre l'essere sempre insieme e condividere le esperienze le rende una vacanza in amicizia, un viaggio con un'amica, una cosa figa da fare insieme, che è sempre un ricordo bello o brutto, però è un ricordo invece di... Troppo vero, lo diciamo sempre, non riusciremo mai a farlo da sole e a non sfogarci con qualcun altro, non condividere cose. È vero, troviamo sempre qualcosa su cui ridere anche nelle situazioni più brutte, dove veramente ci vorremmo strappare i capelli. Riusciamo sempre a portarci a casa qualsiasi cosa da ogni cosa che facciamo insieme, ed è per questo che abbiamo adesso una scatola di ricordi che condividiamo, che è una scatola di scarpe. Non avevo l'idea di un video da fare insieme, ma ho pensato che sarebbe stato carino. Non sapevo questa cosa. Ricordare dei momenti, iniziando a fare video sul balcone perché non c'era la luce, fino ad arrivare in un parco dove con tutte le intemperie possibili e immaginabili, col caldo, col freddo, col vento, con la tempesta, ogni settimana eravamo lì con il nostro cavalletto, la nostra macchinetta, a girare un video. Anche in mezzo a un sacco di gente, ma non ci interessava, cioè lo trovavamo un po' imbarazzante, ma per me era più importante non bucare mai una pubblicazione settimanale. E alcuni direbbero che a volte siamo la stessa persona, ed è così, a volte siamo veramente la stessa persona, come il nostro sogno di diventare giudice X Factor. Potremmo farlo tranquillamente insieme perché abbiamo gli stessi... Raga, troppo vero, ogni volta che dico questa cosa mi prendono tutti in giro, ma veramente uno dei nostri sogni è diventare delle giudici di X Factor, perché non so se lo sapete, a parte la nostra ossessione con la musica e il fatto che ci sentiamo tipo troppi generi diversi, conosciamo veramente tanta 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 musica, ma quando guardiamo X Factor, sia Italia sia UK, quello che è, noi lo guardiamo facendo le giudici e poi quando un giudice o più giudici dicono la stessa cosa, ci sentiamo super importanti. Tipo, sì, lo sapevo, devo fare la giudice nella mia vita. Sei molto più introversa, molto più riservata, quindi a volte non c'è bisogno che tu mi dica delle cose, ma riconosco esattamente tutte le tue espressioni facciali, qualsiasi minima espressione facciale che tu fai, riesco a identificarla e capire come ti senti in quel momento o come ti senti con le persone intorno a te in quel momento. Comunque, allora, devo dire una cosa. Io immagino che questo video sia molto emotional. Io sono una persona tipo che non parla mai veramente dei sentimenti, o non dice mai le cose, proprio dirle, cioè sono molto più per gesti o l'esserci piuttosto che parlare, parlare, parlare. Quindi di solito quando si arriva al punto di dover parlare di una cosa, io di solito scoppio completamente, cioè in lacrime, in un modo incredibile. Vedremo. È molto cute finora. La nostra vecchia casa qui a Milano, che è stata forse i 3 mesi più intensi della mia vita. Io non so come tu abbia fatto a sopportarmi, onestamente. Vabbè, non lo so, era anch'io. Molto particolare per me. Non ho condiviso tantissimo con voi perché cerchiamo sempre di essere il più positivo possibile. Però, avendo vissuto un periodo particolare, essendo tu praticamente sempre insieme a me e capendo i miei stati d'animo, ne hai sofferto e lo vedevo, e vedevo che ne soffrivi e mi dispiaceva tantissimo. Però ero veramente insopportabile e ti ringrazio per essere stato. Raga, che palle! Adesso mi vergogno io che vediate e che vedrà lei questo video. E non aver detto una parola, anche se non condividevi la maggior parte delle cose che facevo. Allora, il Tifoni, che è stata una delle settimane più intense della nostra vita. Lì veramente abbiamo dato del nostro meglio e a volte veramente non so come fare una senza l'altra. Lo so che non avevo il giorno del compleanno perché lo trovi inutile, perché devi per forza avere tutte le persone che si divertono e non sai mai invitare, siamo troppo amici, siamo abbastanza amici e lo capisco. Però io volevo ringraziarti perché non voglio diventare emotional, perché lo sai, in questo periodo sono molto emotional, però volevo ringraziarti perché stai rendendo gli ultimi 5 anni della mia vita memorabili. Sei una compagna di vita.
Ecco perché, ok, sì, è questo che si è sbagliato a dire, no, non sono gli ultimi 5 anni della sua vita, sono, cioè, intendeva dire che gli ultimi 5 anni, da 5 anni fa fino ad ora, in cui ci conosciamo, li ho resi memorabili, grazie. Però sì, tipo io odio il giorno del mio compleanno, odio i compleanni perché è un po' come Capodanno, cioè devi organizzare per forza qualcosa in cui tutti si divertono, devi fare per forza una cosa figa. Devi invitare le persone e poi chi non viene. Di solito io, tipo, la festa dei miei 18 anni non ho fatto la festa dei 18 anni, quella dove tutti si mettono il vestito lungo, eccetera. Ma ho invitato, tipo, i miei amici a casa mia a mangiare una pizza e poi siamo andati in un pub irlandese. Mi piace più passare tempo che passerei tutti i giorni con le persone a cui voglio bene, ma essendo a Milano questa cosa è un po' più difficile, il mondo del web è un po' strano. Fai tanto per gli altri e molte volte non fanno abbastanza per te. E anche io quest'anno mi sento un po' di aver fallito come amica, tra virgolette, perché non sono riuscita a organizzarti una sorpresa adeguata. Volevo fare tantissime cose ma non sono riuscita, quindi mi sento un po' in colpa. Vi odio tutti. Io mi ero messa pure il correttore tipo aranciato per non far vedere le occhiaie. No makeup, makeup. Sono estremamente contenta che tu sia praticamente la mia migliore amica, che è riduttivo dire ma sei mia sorella. E tutto ciò è anche inutile e superfluo, perché se so che tu sai quanto sei importante per me. Però volevo anche condividerlo con YouTube e con tutta la nostra community, che a volte secondo me nei video non riesce fino a fondo a percepire quanto bene ci vogliamo. Molte volte tipo nei video scrivete, ma Federica tratta un sacco male Veli, oppure, ma quanto si lamenta Federica, non gli sta mai bene niente. È semplicemente il nostro modo di, tipo, dimostrarci affetto. Non siamo per niente delle persone che di solito fanno queste cose, ed è per questo che forse mi fa piangere. E niente, volevo ringraziarti, sto per piangere, però non voglio. Niente, grazie per tutte le risate, grazie per tutti i momenti in cui sono potuta correre da te. Grazie per essere una super coinquilina, e per essere una grandissima lavoratrice, e per essere una grande amica, una grande sorella. E chi non ti apprezza come persona non sa cosa si è perso. E io sono contenta invece di averti nella mia vita. E niente. Uffa. Sei ancora sotto la doccia. Dovrei mettere tutto a posto, se no sai che cosa sto facendo. Carina. Oi. Ehi. Carina, Federica. Vergogni. Sì. Che brava che sono. Hai pianto. C'è il raffreddore. C'è il raffreddore. Sei scemo. Niente, se questo video vi è piaciuto lasciate un grandissimo pollice in su. Sarà molto imbarazzante metterlo online. Hai pianto. No, c'ho il raffreddore. E vi lasciamo i nostri social qui in sovraimpressione. Stai zitta. Avete chiesto tanto un vlog per questo vlogmas e noi vi abbiamo dato una specie di vlog, proprio così in pigiama, ce ne frega niente. Il rosso predomina comunque dentro questo. Mamma mia, veramente. Vabbè, niente, noi andiamo un bacino e ci vediamo al prossimo video. Hello.